Ok, abbiamo visto nel video precedente come importare il famoso boschetto di Lorena con i cervi dentro FrameVR. Abbiamo visto che la soluzione è probabilmente più semplice. Ma esiste un altro metodo altri metodi, adesso magari farò vedere un po' tutti, e fra questi ad esempio c'è Spatial, che qualcuno anche ha accennato. Allora, con Spatial praticamente tutto funziona più o meno uguale a FrameVR, l'unica differenza, adesso lo vediamo, è che è possibile, e quindi c'è una cosa in più di Spatial, che permette di prendere l'environment e poterlo spostare a piacimento. Quindi praticamente si fa Spatial.io, e qui bisogna registrarsi per poter creare qualcosa, no? Quindi adesso sono già collegato in teoria. E quindi dovrebbe dirmi ok, posso creare uno spazio nuovo, e quando creo uno spazio nuovo posso, come al solito, fare upload custom space piuttosto che usare una galleria già fatta. Spatial è un po' più complesso di FrameVR da questo punto di vista. E quando si crea il vostro spazio, a questo punto chiede di mettere un environment. L'environment, se vedete che qui è tutto praticamente vuoto. Prendiamo il nostro solito GLB, lo mettiamo dentro qua. Abbiamo un upload in progress esattamente come in FrameVR, quindi apparentemente sembra più semplice. Ci impiega un attimo a tirarlo dentro, però come vedete possiamo avere sia GLB che GLTF che FBX. E quando abbiamo l'environment, l'environment è quello lì. Ok, se è messo a posto bene va bene, altrimenti diciamo edit, e a questo punto possiamo abbassare questo environment, spostarlo a piacimento, e quindi scalarlo vuol dire che possiamo. Allora, l'ingresso, come vedete, è molto chiaro, praticamente è così, e poi possiamo modificare praticamente la scala, quindi mettiamolo un po' più grande perché è effettivamente piccolo. Mettiamo una scala ancora più grande, quindi più per 64 in questo caso. Non so, 200, vediamo un po' 200. Okay. Mi sa che c'è un limite alla scala con cui si deve fare, quindi eventualmente se uno vuole poi camminarci deve praticamente metterlo a posto. Comunque done, adesso per dire in questo momento potrebbe essere fatto, si chiama Bespoke Scene, ma possiamo probabilmente cambiare di nome, quindi settings di questo, microfono, tutte le cose solite, eccetera. Dovrebbe esserci da qualche parte la possibilità di cambiargli il coso. Noi aspetta, andiamo, ecco, ci mettiamo qua, ok, forse l'abbiamo ingrandito un pochino troppo. Comunque supponiamo di averlo grosso così. Quindi, perché eravamo in aria prima. Okay. Una volta grosso così, e quindi possiamo esplorarlo per vedere un po' come funziona, vedete che è diventato enorme adesso. Se per caso lo vogliamo fare environment, facciamo edit environment position, e possiamo metterlo un pochino più piccolo, per esempio 16. Però vedete che l'environment a questo punto è quello. Ci andiamo, proviamo a spostarlo in modo tale da esserci più o meno dentro. Quindi il problema qua è semplicemente riuscire a pilotarlo in modo tale da esserci dentro l'environment nel posto giusto. E una volta fatto, praticamente abbiamo praticamente il nostro environment fatto. Andiamo sotto. Ecco, vedete che è ancora enorme a 100, però diciamo è già accessibile. A questo punto, per farlo accedere ad altri, quindi in gruppo, si fa go live, e c'è un bespoke scene, questa cosa qua, facciamo go live, e il go live praticamente c'è un indirizzo che è questo, che possiamo condividere su Facebook o da qualche parte, quindi facciamo copy per metterlo, per condividerlo. Quindi a questo punto possiamo fare Ctrl Shift N e andare in incognito e andiamo sopra da un altro utente.
Vedete che con quell'indirizzo praticamente entriamo effettivamente dentro dove vogliamo. Non so se sia obbligatorio creare l'utente o se si può entrare anche in questo modo, sembra di sì. Vedete che è diventata enorme questa roba qua e quindi possiamo visitare l'ambiente e poi c'è di sicuro tutta la possibilità, ok. C'è tutta la possibilità di mettere dei spawn point, quindi di poter entrare in un punto predefinito. La storia dei spawn point magari poi la vediamo in un altro video. La stessa cosa che vediamo qui la possiamo fare in realtà anche con MetaQuest. Nel caso di MetaQuest, quando si deve scaricare l'app di Spatial, e poi quando si scarica l'app di Spatial, lui chiede di fare un pairing, quindi da un codice numerico e poi da un link qui su un PC da cui si può fare il pairing mettendo quel codice. Dopodiché ci si muove, ecco, l'unica cosa che non ho trovato è il volo ancora, magari c'è, magari non c'è. Comunque, diciamo, in questo modo siamo riusciti a fare una cosa molto interessante usando un environment nostro. Tenete conto che poi dentro l'environment si possono aggiungere delle cose. Adesso il guest non lo può fare perché ovviamente non può rovinare l'ambiente, può solo navigarci, ma il creatore, comunque chi è abilitato, può aggiungere qualche cosa di suo gradimento. E credo che questo sia più o meno tutto per la parte spatial.